Dopo la tragedia del pensionato di 63 anni, sfrattato e morto d'infarto nella sua auto diventata Casa Lanzo, un nuovo caso rischia un destino analogo. Due anziani e la loro figlia vivono da 2 mesi a Torino chiusi nella loro Golf grigia all'ingresso di un posteggio coperto GTT in via Lera. Vittorio Delicarri, 74 anni, la moglie coetanea Maria e la figlia Angela, di 33, facevano i custodi in 2 case signorili di Torino. I genitori sono andati in pensione, la figlia ha subito un infortunio e ha dovuto licenziarsi. La pensione di Vittorio e Maria non basta per vivere in 3 e Delicarri sono stati sfrattati. Ora abitano qui, sotto gli occhi di centinaia di passanti. Si nutrono grazie alla solidarietà di qualcuno, si lavano con l'acqua minerale offerta da altri e il loro gabinetto sono scatole trovate qua e là ogni giorno. Una vicenda al limite dell'incredibile, una situazione igienica inaccettabile. Non sono considerati così poveri da aver diritto a una casa popolare, ma dicono non sono in condizione di pagare un'agenzia e le 2 mensilità per trovare un'altra sistemazione in affitto. Da quanto tempo vivete qui in macchina in questo parcheggio? Sono 2 mesi. Perché siete qua? È perché appunto siamo stati sfrattati da dove eravamo prima, che non potevamo più a un certo punto pagare queste cose perché è difficile arrivare alla fine del mese. Lei vive qua con i suoi genitori? Sì. Che lavoro faceva lei e che lavoro facevano i suoi genitori? Allora, io facevo la custode in questa casa signorile, anche i miei genitori hanno fatto per tanti anni i custodi in queste case signorile, poi si sono ritirati per vecchiaia, hanno smesso. La GTT sa che vivete qui, i vigili sanno che vivete qui? Sanno questa situazione, però in questa situazione particolare però non muovono nessuna pietra, voglio dire, cioè magari tollerano da una parte ma dall'altra sono un po' così, non segnalano il caso. E gli assistenti sociali? E gli assistenti sociali fanno nessuna credibilità, anche non promettono niente, dicono che loro non assegnano alloggi, quindi il caso per loro sarebbe chiuso, dire aggiustatevi per conto. Noi ci aggiustiamo così grazie alla signora panettiera Giovanna che ci dà dei panini e qui i fratelli La Bufala che danno alcuni piatti che appunto non fanno pagare perché sanno la condizione in cui viviamo. E per i servizi igienici? Ovviamente ci aggiustiamo in delle scatoline così. E come bevete? Come vi lavate? Allora, sempre con l'acqua potabile o delle bottiglie e ci aggiustiamo facendo anche con degli asciugamani così, cambiandoci in quel poco di roba che abbiamo. Letto e in macchina, sì. Ovviamente, e il sedile, sì, posteriore. Sì. Allora, qui dormirebbe mia mamma distesa e io ovviamente qui un po' così ci arrangiamo e mio papà è in quella posizione che si trova adesso. Suo papà è invalido, sì, al 100%. Sì. Lui non si tiene in piedi, quindi ha la vasculopatia, è stato accertato dai medici della commissione di via Farinelli e siamo in attesa purtroppo lunga di queste 400 euro che tardano ad arrivare. Non avete parenti, non avete nessuno qui a Torino? Qui a Torino no, a Roma sì, i miei zii sanno tutto il caso, però ovviamente anche loro sono in una situazione economica un po' povera. Avete provato a cercare un'altra soluzione, sì, a cercare, sì, un'altra casa in affitto? Sì, con sì. Che risultato? Allora, ovviamente risultati zero, è difficile trovare perché bisogna pagare prima i mesi di cauzione e in questo momento noi non possiamo permetterceli. Quindi la situazione è bloccata.